Allora, ciao a tutti. Oggi parliamo di dita della corda, e come andare in ancoraggio. Allora, innanzitutto, dita della corda, mettiamo la nostra patelletta. Le dita sulla corda devono prendere la corda tutte e tre insieme, come ci dice tutti i manuali, come abbiamo imparato al corso per neofiti. Le dita sulla corda vanno prese tutte e tre, in modo, diciamo, il medio un pochino di più, l'anulare e l'indice più o meno uguali. In questo modo qua, quindi prendiamo bene sulla prima falange, un po' di più, diciamo un po' più in là della prima falange, che sarebbe poi la terza falange in anatomia, prendiamo bene una bella presa uncino, che poi, una volta arrivati in ancoraggio, rilasseremo senza andare sulle punte, sempre sulla terza falange, ma non tireremo in questo modo qua, in modo rigido, ma poi le rilasseremo, quindi rilasseremo sia le dita che il polso e l'avambraccio, che, come ci dicono tutti i manuali, dovrà diventare una catena. Pollice e mignolo se ne saranno completamente rilassati e non dovranno opporre nessuna tensione. Quindi andremo in ancoraggio in questo modo qua. Quindi, come abbiamo visto, fuori la spalla, estensione della spalla dell'arco, e in ancoraggio, rilassamento delle dita e la freccia partirà. Molto bene, quindi abbiamo visto che la presa della corda deve essere una bella presuncino, pollice e mignolo se ne vanno via, tutte e tre le dita dovranno andare, non devo vedere, non riesco a capire perché si perda l'anulare. Si può andare tranquillamente in ancoraggio con tutte e tre le dita. Perché dobbiamo ruotare il polso? Perché dobbiamo ruotare e avere una patelletta nella quale le dita sono in questa posizione? Tutte e tre le dita porteranno all'ancoraggio, tranquillamente. Vediamo da questo lato l'ancoraggio, in questo modo, quindi tutte e tre le dita, poi vedrete che una volta arrivato all'ancoraggio io rilasserò le dita della mano della corda. Parto per l'ancoraggio, rilasso e la freccia parte tranquillamente. Tutto qua. Provate.